Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cellofan, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Fra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quante ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste e come una salita rispetto a me. Oh. GLC Commercio Casi, Scaldi Macelleria, Fiori e Foglie, Fratelli La Manna, lavorazione marmi. Vivaio Antonio Caporale, Steel Marmi, Adis Candela, Vivaio Indosso Frutta del Latte Figli. Lavorazione marmi della provincia San Francesco Ventola. Quindi invitiamo il dottor Ernesto La Salvia, sindaco di Canosa, e Giovanni Quinto, assessore allo sport di Canosa, al palco. Quando avrete concluso quella tornata, vi fermerete sulla linea d'arrivo e in quel momento verrete in linea ufficiale a questa 61esima edizione della Coppa San Savino. Saranno 11 i giri da percorso. Allora, è stata in corso la messa in sicurezza lungo il tracciato Sabino Matruno. Importanti appassionati sportivi, allestito ancora una volta una grande edizione della Coppa San Savino che sta per prendere il gruppo dei 110 partecipanti alla 61esima edizione della Coppa San Savino sta per raggiungere la partenza. Ma sì, dai. Nell'organizzazione della Coppa San Savino, Giovanni Sardone, che è il commissario straordinario del Comitato Regionale Puglia della Federazione Ciclistica Italiana, stanno per abbassare la bandierina a scacchi per dare via. Allora, qualche istante ancora. La direzione di gara dice di attendere ancora qualche istante. Giovanni Sardone, stanno per abbassare la bandierina a scacchi. L'applauso del pubblico per i 110 e l'Italia per 23 che partono per questa 61esima edizione della Coppa San Savino. Grande appuntamento sulle strade di Puglia per il grande ciclismo. L'organizzazione del gruppo sportivo Savino Patruno. Prepariamoci ad applaudire l'arrivo dei tre battistrada, dei grandi protagonisti della Coppa San Savino, gruppo che sta chiudendo. L'applauso del pubblico è per gli atleti che transitano in questo istante, con Cacciavani, Quintero e Ciccanti con un leggero margine di vantaggio, ma il gruppo sta chiudendo, rimane alta l'andatura in queste fasi di gara. Gruppo che rimane allungatissimo, il campione d'Italia di Serafina al centro gruppo in questi frangenti di corsa. Rimane sempre alta l'andatura. Affidiamo il passaggio
staff. Allora ci sono ancora diversi corridori che devono transitare. Prepariamoci ad applaudire l'arrivo dei tre battistrada, dei grandi protagonisti della Coppa San Sabino, gruppo che sta chiudendo. L'applauso del pubblico è per gli atleti che transitano in questo istante. Cacciavani, Quintero e Ciccanti con un leggero margine di vantaggio, ma il gruppo sta chiudendo, rimane alta l'andatura in queste fasi di gara. Gruppo che rimane allungatissimo, il campione d'Italia di Serafina al centro gruppo in questi frangenti di corsa. Rimane sempre alta l'andatura. Affidiamo il passaggio. Intanto invitiamo gli amici ciclomatori ad uscire dal circuito. Ci sono ancora diversi atleti che devono transitare intorno al traguardo. Si può unire come staff? Ma no. Il passaggio della testa della corsa, i 20 uomini al comando vedono esposto il cartello, quindi 17 giri al termine, partito il cronometro per aggiornare la situazione. Carlo, vabbè, io da poco sta cambiando. Per l'altro Luigi Leo. Dico, io vado a vedere come sta la corsa. Doppiato, meritano comunque un grande applauso anche questi corridori. I primi tre classificati, prepariamoci ad applaudire i protagonisti dell'edizione 2012 della Coppa San Sabino. Lampa sta inseguendo, Lampa ha rotto gli indugi nel drappello dei più immediati inseguitori. È un trionfo per Nadelio Gallina con Quintero e Campurini, eccoli al traguardo. Il trionfo della Nadelio Gallina con Campurini che parte da prima posizione su Quintero. Vai zio! Guardate, dove vincere la tedio, Carlo? Carlo, ricordo, pertanto invitiamo Gaffolini, intero in acqua e fai... No, è troppo. Quinta elementare. Per quanto riguarda il quarto posto. Percorso lo conoscevi, cioè, che sì, ha fatto secondo l'anno scorso. Primo ricordo a Gaffolini. Sì, scusate, io 4 anni che vengo. Armando Quintero. Che facciamo secondo. Attenzione, c'è la volata per quanto riguarda la quarta posizione. Prestiamo la massima attenzione dopo il traguardo. Ma lo so, il sogno è quello, però... Attenzione dopo l'arrivo. Difficile con questi tempi. Scusate un attimo. Sì. Sono arrivati nelle lampa. Nell'edizione 2011. 4 uomini. Cinque posti, domina il contrastato per le effetti diretti da Cesare Torchetti, pertanto invitiamo Pintora al paio, Nicola Campurini, Armando Quintero e Corrado Lampa. Martedì abbiamo vinto anche oggi, era visto che non vincevamo. Perché ci sono altre effetti che devono tagliare il traguardo. Intanto, quarta posizione per Chienese, quinto posto per Nata Persica, anche in forza alla Delio Gallina. Questo è il gruppo che si è tu che sei venuto a tutti i corridori. Va bene, facciamo una foto di squadra, ragazzi, mettete tutti insieme, facciamo una foto. Risultati tutto l'anno abbiamo detto di fare delle cose per e abbiamo sbagliato un po' di più e insieme naturalmente si sbaglia e adesso invece siamo ancora tornato amicabile, tornato un po' la fiducia di tutti i mezzi e questo ci sono i percorsi ideali per crescere, per diventare corridore, perché sennò se fai il corso del campanile pianeggianti non diventano.
bravissimo, salite, gran caldo, esatto, che contribuiscono a corso di resistenza. Bravissimo. Complimenti per la squadra, grazie, e per la carriera. Colori della Delio Gallina, Armando Quintero sale sul secondo gradino del podio. Quando aveva rotto gli indugi partendo in solitudine negli ultimi chilometri di gara, eccolo salire sul secondo gradino del podio e in prima posizione anche per Quintero. I complimenti di Sabino Padruno, la consegna del cappellino del Giardino del Mago, partner d'eccezione per quanto riguarda la Coppa San Sabino, scrive il proprio nome nell'albo d'oro della Coppa San Sabino, un altro portacolori della Delio Gallina, Nicola Gappurini. C'è la premiazione per Gappurini, che di recente si è imposto nella gara di Vinci, si è classificato in seconda gradi e tra qualche istante procederemo con la consegna del trofeo alla società del vincitore. Invito un dirigente della Delio Gallina, vedo Turchetti in zona premiazione, se ci raggiunge la consegna del mazzo di fiori ai primi tre classificati. E facciamo ancora un grande applauso a questo podio con Nicola Gappurini, Armando Quintero e Corrado Lappa. Della provincia Barletta Andrea Trani, il dottor Ventola consegna la maglia della Challenge, il cappello d'oro a Nicola Gappurini, al vincitore della 61esima edizione della Coppa San Sabino. Lo spumante per il vincitore. Primo Gappurini, secondo Quintero, terza posizione per Lampa. Un grande successo, successo ottenuto alla maniera forte, quello dei portacolori della Delio Gallina, che si apprestano a festeggiare sul podio di Canosa. E in qualche istante andremo con la consegna del trofeo alla presa. L'arrivo di una ranchi compatti della Coppa San Sabino. A lui. Secondo posto per Quintero, terzo Lampa, tre portacolori della Delio Gallina, i primi tre posti che festeggiano un podio di eccezione. Si festeggia in casa Delio Gallina, primo Gappurini, secondo Quintero, terzo Lampa. E tra qualche istante procederemo con la consegna del trofeo alla società. Andiamo con la consegna appunto di questo trofeo per la società del vincitore, ma è la società che ha letteralmente dominato la Coppa San Sabino. La terza affermazione stagionale per la Delio Gallina, sarà l'assessore allo sport di Canosa a premiare la Delio Gallina, Cesare Turchetti è il direttore sportivo che ha guidato al successo questi atleti. C'è la consegna del trofeo per la Delio Gallina, che si aggiudica Coppa San Sabino, che viene consegnata dall'assessore allo sport del comune di Canosa, il dottor Gianni Quinto, e dal titolare del Giardino del Mago, come abbiamo detto, da Franco Di Nonno. Eccoci con la premiazione, con le altre autorità. È un grande podio, come abbiamo detto, che vede in prima posizione Nicola Gappurini, al secondo posto Armando Quintero e al terzo Corrado Lampa. Un podio occupato interamente dai portacolori della Delio Gallina. Facciamo ancora un grande applauso a questi tre atleti, a Turchetti che li ha diretti, ma soprattutto l'applauso va al comitato organizzatore, va al pubblico che ci ha seguito numerosissimo in questa giornata. Olio che è brutto, c'è la consegna. Il presidente provinciale, bello.
di Palma, del Comitato Provinciale della Federazione Ciclistica Italiana, per consegnare con il rappresentante dell'arte sacra. Tommaso! Vabbè, nessuno la Pasqua, da un buon mano, che te la testa. C'è la consegna del trofeo Sabino Padruno al vincitore ed è logicamente Sabino Padruno a consegnare la Coppa San Savino. Questa è la Coppa San Savino! La Coppa San Savino a Nicola Gaffurini. Siete bellissimi! Il podio! Oh, dai la mano a quello, se no non siete più! Intanto per tutti i presenti, questa sera siete tutti invitati a Piazza Vittorio Veneto per festeggiare i 30 anni di attività del Giardino del Mago con la Compagnia del Mono. Ricordiamo, tutti i presenti sono invitati in Piazza Vittorio Veneto questa sera alle ore 21 per festeggiare il trentennale del Giardino del Mago. Invitiamo il dottor Vito Saratino del Credito Cooperativo Canosa Loconia. C'è anche il domanda numero 10. Il 5G l'abbiamo portato, l'avete non lasciato da solo. Conosce un grande appassionato di ciclismo. Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il celofan, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono sicuro.